Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road! La settimana scorsa abbiamo parlato di tecnologia sotto la chiave di lettura un pochino più negativa. Oggi voglio parlarvi di tecnologia sotto una chiave di lettura più positiva, perché comunque io mi considero un geek, sono comunque un appassionato di tecnologia, anche se lascio che sia io ad appassionarmi della tecnologia e non la tecnologia a prendere il sopravvento su di me, almeno cerco di farlo il più possibile. La comunicazione è cambiata tantissimo grazie alle innovazioni tecnologiche. Ora, da una parte, se con il concetto di comunicazione uno magari pensa «vabbè, perché c'è il telefonino, perché c'è una maggior velocità di connessione ad internet», in realtà mi riferisco a un discorso molto più globale. Vi faccio un esempio molto veloce. Pensate a come nel passato venivano gestite le comunicazioni, la diffusione delle notizie durante le grandi calamità. Per esempio, pensate, nei primi anni '80, alla terribile esplosione del Monte Sant'Elena negli Stati Uniti, e a tutto quello che è successo e a come le notizie sono poi arrivate nel mondo. E pensate adesso al fatto che, grazie agli smartphone, alla connettività a internet, alla possibilità di condividere video in tempo reale, a strumenti come Periscope, Meerkat, eccetera, come al giorno d'oggi, quando succede qualcosa di importante, quando succede quello che è un fatto di cronaca, come sia più facile, soprattutto per le cose più gravi, per le cose più importanti, per le cose che dovrebbero coinvolgere tutto il mondo, come sia più facile che la notizia faccia il giro del mondo veramente in un lampo. Non so, in questi giorni stavo riguardando alcune cose sull'attentato di Breivik, l'attentato che c'è stato in Norvegia, prima a Oslo, al Palazzo del Governo, e poi sull'isola di Utøya. Proprio andando a leggere le notizie e guardando alcuni video YouTube, ho osservato una cosa. Come la notizia riuscì a diffondersi in tutto il mondo molto velocemente, proprio grazie al fatto che cominciarono a comparire video su internet, cominciarono a essere pubblicati i primi video. Ora, io penso, notizie di una certa gravità, cose che succedono al giorno d'oggi, dalla primavera araba a comunque situazioni, non so, il terremoto e il successivo maremoto di Sendai, che c'è stato in Giappone nel 2011, come è stato diverso a livello di diffusione delle notizie rispetto, per esempio, al maremoto che c'è stato in Indonesia. La tecnologia delle comunicazioni, la tecnologia in molti ambiti, come dicevo, migliora tantissimo la vita. Ci sono strumenti, per esempio, a disposizione dei medici, dei chirurghi, che permettono di operare a distanza, di effettuare delle conferenze. Cioè, io faccio una considerazione stupida. Non tantissimi anni fa, il classico luminare della, non so, cardiologia, che doveva andare a consultare dei colleghi o di cui era richiesto un consulto, doveva fisicamente spostarsi in aereo, doveva analizzare magari delle TAC, la roba, magari c'era una cosa urgente, complesso, come facciamo a farle avere le TAC e via discorrendo. Quando adesso, nel momento in cui ci fosse in un ospedale, non so, a Sydney, un problema complesso con un paziente e c'è un bravissimo medico a Londra che potrebbe dare un consulto, il consulto del medico di Londra rispetto a Sydney, con la possibilità di analizzare tutta la strumentazione, di analizzare tutte, non so, le radiografie, le TAC, tutto ciò che è disponibile,
è alla distanza veramente di un click di mouse. In un click di mouse è possibile collegare da Sydney il medico di Londra, e magari anche un consulente a New York, magari anche un altro medico che ha avuto casi del genere, che si trova, non so, in Messico. È una cosa che virtualmente fino a pochi anni fa era estremamente complicata da realizzarsi, e se andiamo indietro nel tempo, non indietro nelle centinaia di anni, ma veramente indietro nelle decine di anni, quello che sto dicendo negli anni 50, negli anni 60, che sono nulla rispetto allo sviluppo dell'uomo, ma già andare indietro di una cinquantina d'anni sono cose completamente da libro di fantascienza. Quindi sicuramente la tecnologia è andata a evolversi, migliorando tantissimo la vita dell'uomo. Io sono appassionato di letture, sono appassionato di libri, leggo molto, però ho sempre avuto la difficoltà di riuscire a reperire alcuni libri particolari. C'è stato quando andavo in vacanza, magari riuscivo a trovare dei libri nella biblioteca di Trento per il prestito, prenotandoli prima, però succedeva che non era possibile trovare il libro, arrivava disponibile il giorno che io dovevo partire. E quindi per me è stata una grandissima cosa positiva la rivoluzione dell'ebook, ne ho parlato nel vlog in cui parlavo di lettura digitale. La possibilità di trovare dei titoli, anche rari, in bene o male qualche store online, e dato che l'ebook non richiede tempi di spedizione, trovo il libro, lo compro, tac, c'ho lì il file. Quindi tutta la mia libreria, una grossa parte della mia libreria è nel cloud, che è una cosa che lascia un po' pensare, perché virtualmente, quindi penso che ci sia della poesia Vogon che sta galleggiando nel mio wifi. Creepy! E adesso, grazie alle reti di nuova generazione, anche le reti di nuova generazione in ambito mobile, abbiamo la possibilità di portarci appresso una tecnologia sempre più evoluta, che sta all'interno dei nostri telefonini, che sta all'interno dei nostri tablet, che sta all'interno delle nostre auto, che ormai lavorano un po' anche come un tablet. Ci sono auto su cui si installano le app, no? Da una parte, utilizzando correttamente questo tipo di tecnologia, sicuramente migliorano tantissimo le cose. Ci sono, per esempio, quei navigatori satellitari che si mettono sul veicolo, che riescono, grazie alla connessione a internet, a determinare in tempo reale qual è la miglior situazione per il minor traffico, oppure se ci sono degli incidenti, dei rallentamenti, dei lavori in corso. Sempre delle situazioni che, fino a pochi anni fa, rientravano veramente in quello che sarebbe stato la mente di uno scrittore di libri di fantascienza, non certo una realtà che quasi si dà per scontata. E sicuramente, come la tecnologia ha migliorato tantissimo le cose sino ad oggi, migliorerà tantissimo le cose in futuro. E considerando la velocità a cui si muove la tecnologia, a cui arrivano le innovazioni tecnologiche, certamente quando parlo di migliorare le cose in futuro non intendo dire fra vent'anni, fra trent'anni, cioè sicuramente fra vent'anni, fra trent'anni le cose saranno radicalmente cambiate, ma certamente noi cominciamo a vedere miglioramenti nella nostra vita, miglioramenti nell'ambito tecnologico ormai letteralmente dall'oggi al domani. C'è una situazione, secondo me bellissima, di cui parlerò più avanti, che è il crowdfunding, in cui alcuni ambiti scientifici, alcuni ambiti tecnologici che potrebbero venire sviluppati, ma che all'inizio magari ci sono molte grandi aziende che non si fidano, non sanno quanto possa avere uno sbocco. Grazie al crowdfunding moltissime di queste situazioni vengono invece sviluppate, potranno venire sviluppate, potranno dare un risultato, e quindi veramente nel giro di uno o due anni già la tecnologia avrà cambiato le nostre vite radicalmente. Da qui ai prossimi, non lo so, 15 anni, 20 anni, chi può sapere che cosa sarà successo? Ci saranno chissà quali grandi innovazioni nella sicurezza, nella salute, nella vita umana. Voi cosa ne pensate? Che effettivamente la tecnologia migliorerà la vita dell'uomo, oppure che l'evoluzione tecnologica favorirà soprattutto l'appiattimento culturale? Fatemelo sapere con un commento qui sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene,
Io ho concluso anche per questa domenica, per cui innanzitutto vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, vi ha incuriosito, se pensate che abbia ragione, o anche se pensate che abbia torto, comunque ricordatevi di fare un pollice in alto e di condividere questo vlog con gli amici, condividerlo sugli altri social network, trovate tutti i bottoni per la condivisione sotto al video. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace tanto, e soprattutto potreste anche ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene ragazzi, di nuovo grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!